ragazzi, questo video lo devo fare per forza. Per forza! Ragazzi, non è fattibile allenarsi 7-8 ore al giorno. Non è fattibile nel senso che lo puoi fare, sì. Però tuo disvantaggio, ragazzi, questo andrà ad incidere negativamente sulla tua performance, ragazzi. Ricordatevi che l'obiettivo dell'allenamento, ragazzi, che cos'è? Qual è l'obiettivo di tutti i calciatori professionisti, delle accademie e quant'altro, in Serie A e questo e quant'altro? Migliorare la tua performance. Migliorare la tua performance in campo, non fuori dal campo, ragazzi. Tu potrai pure allenarti 7 ore al giorno, però rischi veramente che un giorno tu abbia un grande infortunio che potrà davvero incidere sulla tua carriera negativamente. E davvero non vogliamo questo, ragazzi. Alcuni di voi mi hanno detto: Kobe Bryant si allenava 8 ore al giorno, quindi non è mai troppo. Kobe Bryant, davvero, ragazzi. Kobe Bryant si allenava sulla sua tecnica di tiro. E la pallacanestro non è certo come il calcio, sono due sport completamente diversi, ragazzi. Ognuno di questi sport ha bisogno di un diverso tipo di sforzo fisico. Quindi, ragazzi, tu non ti puoi paragonare a Kobe Bryant? Assolutamente no, perché tu non sei in Serie A e lui lo era. Ed era seguito dai migliori preparatori fisici, atletici, quant'altro. Gli davano da mangiare, gli dicevano cosa doveva mangiare, cosa non doveva mangiare, quanto doveva mangiare, a che ora dormire. Era seguito, erano monitorati, ragazzi. Quelli di Serie A e tutte queste accademie e questo quant'altro hanno qualcuno dietro che gli dice cosa deve fare, cosa non deve fare. Gli fanno entrare negli appositi macchinari che gli dicono quanto tipo di sforzo devono tenere in palestra e questo e quant'altro. Alcuni di voi, ragazzi, vanno in palestra e ci stanno 3-4 ore e vogliono spaccarsi e questo e quant'altro, non sanno nemmeno perché sono in palestra. Assolutamente no! Tu devi avere il tuo programma per forza, ragazzi. Non puoi andare a fare tutto quello che vuoi e pretendere che, sì, sto facendo del bene. Perché questo lo ripagherai in 2-3 anni. Vedrai di quei risultati stranegativi. Andiamo a vedere come si allenano questi calciatori professionisti, ragazzi. Non è nemmeno un decimo di quello che fanno la maggior parte di voi. È solo che la costanza è ciò che premia sempre un atleta. Puoi fare anche 30 minuti al giorno, ragazzi. E di sicuro otterrai più risultati dell'allenarsi 7 ore al giorno senza alcun riposo e senza alcun tipo di programma specifico. Devi sapere quello che stai facendo e perché lo stai facendo. Quindi ricordati, se vuoi allenarti, focalizzati sull'obiettivo dell'allenamento, cioè migliorare la tua prestazione in campo. Quindi, ragazzi, non voglio sentirne più. 7 ore al giorno non è fattibile, puoi avere una lunga carriera. Non allenarti 7 ore al giorno, assolutamente no.